all'ospedale nuovo, l'assessore regionale Saitta ha presentato oggi il progetto, entro fine gennaio, il piano economico-finanziario. Inaugurato il nuovo padiglione di auxologia di Biancavallo, presenti i vertici regionali che riprendono il cammino con auxologico. Carlo Pavesi, ex assessore a Villa, è il nuovo presidente del CDA del Cisossola, lo ha eletto ieri l'Assemblea dei Sindaci. Monumento simbolo del lavoro dei Vigili del Fuoco segna l'avvio delle celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona dei pompieri. Con l'apertura odierna delle piste di San Domenico parte ufficialmente la stagione di neve azzurra, domani tocca a Macugnaga. Torna alla pallanuoto Domenia con la Fenice dei Laghi, più di 40 tesserati in acqua che prenderanno parte a diversi campionati. E ben trovati dalla redazione di Vice Notizie. In apertura dunque di giornale la sanità. Tour degli assessori regionali Saitta e Reschigna sul territorio del VCO. Cannobio, Piancavallo e Verbania, le tappe. Ma partiamo dal fondo. Nel pomeriggio al Tecnoparco ha incontrato i sindaci per parlare dell'ospedale nuovo. Tutti i sindaci, eccetto Domodossola, Pizzi, infatti, dice di non essere stato convocato. Affermazione che, comunque la vogliate leggere, provocherà certo polemiche. Lei oggi incontra i sindaci del VCO per parlare concretamente dei prossimi passi verso la realizzazione del nuovo ospedale. Sì, oggi viene illustrato quello che noi chiamiamo quadro esigenziale, cioè che cosa deve contenere l'ospedale dal punto di vista di questo territorio, quindi non un ospedale posto da qualunque parte, ma è stato fatto un'attenta analisi del fabbisogno su questo territorio e quindi viene indicato quello che noi chiamiamo i percorsi. Ancora prima del vestito ci interessa fare un lavoro, abbiamo fatto un lavoro sui percorsi di carattere sanitario in modo che sia un ospedale moderno. Oggi viene presentato questo progetto, vengono anche indicati i costi, le collocazioni dal punto di vista territoriale che sono già note, quindi quello che noi chiamiamo studio di fattibilità. Ecco, c'è un'indicazione sui prossimi passi a livello di tempi? Allora, noi entro gennaio approviamo lo studio di fattibilità anche sulla base delle opinioni, della discussione di oggi, dopodiché ci poniamo l'obiettivo che entro il 2017 si avvii la procedura per individuare il soggetto che lo realizzerà. Quindi appalto dei lavori anche magari già entro la fine del 2017? Avviamo la procedura, questo sono in grado di dirlo, il resto poi vedremo strada facendo, che già è un grande passo avanti, sapendo come è stata vissuta questa vicenda. Quindi sui contenuti dell'ospedale, quello che poi sarà offerto, quindi mi pare di capire non solo una mera somma tra quello che c'è al San Biagio e quello che c'è al Castelli. No, è un nuovo ospedale, quando si fa una nuova struttura bisogna fare un ospedale moderno in base anche alle esigenze nuove, le modalità di cura diverse rispetto al passato e in grado anche di utilizzare, aumentare il valore complessivo, perché noi abbiamo l'esigenza anche di fare un polo sanitario in grado di attrarre i malati, perché c'è obiettivamente una perdita verso altri ospedali. Questo obiettivo si raggiunge non obbligando i malati per forza di entrare, ma facendo delle cose di ottima qualità. Questo è l'obiettivo. Vi abbiamo anticipato del tour di Saitta che è approdato anche a Piancavallo, dove è stato inaugurato un nuovo padiglione. Per noi c'era Laura Fabri. Taglio del nastro per il nuovo padiglione della divisione di auxologia dell'ospedale di Piancavallo dell'Istituto Auxologico Italiano. Per l'occasione, accanto ai vertici dell'istituto, anche gli assessori regionali a sanità e bilancio Saitta e Reschigna e il direttore generale dell'ASL VCO Caruso. Una divisione a dimensione di bambino, una divisione che offre veramente tutte le facilities per le cure migliori ai ragazzi che vengono da tutta Italia. Chiaramente un'attenzione anche alle famiglie che accompagnano questi ragazzi durante il loro percorso ospedaliero. Una divisione che ha veramente tutti i servizi a disposizione, tutti nella stessa unica struttura. Quindi questo credo che possa essere qualcosa, un'arma vincente per un risultato efficace. Quanti ragazzi potete ospitare? La divisione ha 33 posti letto e questi letti sono sempre occupati tutti i giorni dell'anno. Abbiamo una grande richiesta chiaramente che proviene da tutta Italia, quindi è una divisione in continua crescita e mi piace anche ricordare che è una divisione che ha ormai più di 50 anni. Accanto al nuovo padiglione dedicato a bambini e ragazzi con obesità severa e disturbi del comportamento alimentare, riqualificati anche i reparti per adulti. Per dare un numero molto emblematico, negli ultimi 5 anni Auxologico ha speso quasi 20 milioni di euro in investimenti per la ricerca e per l'attività sanitaria. Il volto di Piancavallo è completamente cambiato,
Piancavallo oggi è quasi integralmente ristrutturato, manca solo un piano e penso che nel giro di qualche mese anche questo piano sarà riportato ad uno standard qualitativo per i pazienti e per i lavoratori assolutamente adeguato. L'occasione di oggi è stata anche quella di mostrare all'assessore alla sanità e al vicepresidente della regione questi investimenti che sono stati fatti per il lavoro del territorio e per i pazienti del territorio. Rimarcato il legame di Auxologico con la zona, siamo nati qui e siamo interessati a rimanere qui, ha esordito il presidente Michele Colasanto. Durante il confronto con i vertici regionali che hanno visitato l'intera struttura, Colombo ha evidenziato la sofferenza di Piancavallo legata al piano di rientro, uno step per oggi superato dalla regione. Ha chiesto pari dignità con il pubblico, di essere considerati un'opportunità, un tassello della sanità locale nell'ottica della futura organizzazione con l'ospedale nuovo e ancora una certezza delle regole. Il vostro è un servizio sanitario a tutti gli effetti e non sempre il pubblico può fare tutto, è giusto collaborare, siamo nelle condizioni di riprendere il cammino, la risposta di Saitta. Potete contare, ha concluso l'assessore, sulla ripresa di un rapporto doveroso, giusto, di stima. Ora invece parliamo dell'elezione dei nuovi vertici del CISOSSO, avvenuta ieri pomeriggio. Il centro-sinistra ha rinsaldato le fila, ha fatto gioco di squadra e ha eletto Carlo Pavesi alla presidenza, sua vice Raffaele Zoldan. Un nuovo consiglio di amministrazione per il CIS dell'Ossola, un consiglio di netta marca centro-sinistra. È l'esito del voto di ieri sera al Consorzio Servizi Sociali, dove i numeri hanno portato ad eleggere un CDA proposto dal centro-sinistra, con il quale hanno votato anche sindaci di area diversa, in gran parte comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Ossola. In tutto il 57% delle quote consortili. L'elezione porta alla presidenza Carlo Pavesi, ex funzionario amministrativo dell'ASL ed ex assessore a Villa d'Ossola in Comunità Montana Valle Antrona. Vicepresidente è Raffaella Zoldan, in passato consigliera a Villa d'Ossola e mamma di Alberto Lepri, attuale assessore sempre a Villa d'Ossola. Inoltre entrano Nadia Tomola, che già faceva parte del CDA ed in passato era negli organi dirigenti del Partito Democratico da Modossola, ed anche Giuseppe Marras, dipendente Eneip e candidato alle ultime elezioni domesi nella lista sinistra per Domo. A loro si aggiungono Claudio Calierno e Maria Pia Barlacchi, ancora in carica perché non si erano dimessi quando aveva lasciato l'ex presidente Allegri. Un no deciso al nuovo consiglio di amministrazione è arrivato da Pallanzeno, Beura e Borgo Mezzavalle, mentre Santa Maria Maggiore, Craveggia, Trasquera, Trontano, Crodo, Piedimolera e Domodossola si sono astenuti. Grande sconfitta della serata l'amministrazione di Domodossola. I frequenti scontri aperti dal sindaco Pizzi con esponenti della parte avversa hanno pesato non poco e sul fronte del centro-sinistra hanno fatto valere i numeri senza concedere nulla. Un contrasto è emerso più volte nel corso dell'assemblea, dove le frecciate non sono mancate. È stata la rivincita del centro-sinistra che mette con le spalle al muro Domodossola e un centrodestra che non aveva i voti. Il solo rammarico è che con questa situazione a rimetterci sarà l'Ossola, sempre più politicamente spaccata e litigiosa. E mentre a Domodossola si svolgeva l'elezione della CDA del CIS, a Verbania si svolgeva invece l'assemblea dei sindaci della provincia per parlare di CIS unico. È stato illustrato lo studio commissionato nei mesi passati. Si è parlato di risparmi che ne deriverebbero dal possibile accorpamento dei tre consorzi del VCO. Il tema, stante il momento politico, sembra non poter trovare terreno fertile. Sottolineate pure le differenze, soprattutto a livello economico, che ad oggi esistono fra i tre CIS. Ancora un evasore fiscale scovato in Ossola, proprietario di immobili, si era dimenticato di dichiarare al fisco 160.000 euro ricavato dalla locazione di abitazioni. Lotta all'evasione fiscale, nuovo importante risultato ottenuto dagli uomini della Guardia di Finanza di Domodossola, che hanno scoperto un privato proprietario di diversi appartamenti che non ha dichiarato introiti degli affitti per circa 160.000 euro. L'attività di ispezione è stata svolta con un esame capillare della documentazione bancaria. Sono stati i conti, infatti, a parlare chiaro alle fiamme gialle. L'analisi dei rapporti finanziari ha fatto emergere una notevole differenza tra quanto incassato e quanto dichiarato dell'uomo. Infatti, non si può
poneva problemi a farsi versare direttamente con bonifici i canoni di locazione in nero, rendendoli quindi così tracciabili. La caccia agli affitti in nero, assicurano le Fiamme Gialle Domesi, proseguirà anche in futuro, specialmente in un territorio come il nostro, in cui l'attività di locazione, in particolare in alcuni periodi dell'anno, è molto fiorente. Hanno appiccato intenzionalmente il fuoco alla loro Citroen assicurata e acquistata con finanziamento perché non riuscivano più a far fronte alle spese di mantenimento e alle rate dell'auto. E quanto emerso dall'indagine dei carabinieri di Premeno sull'incendio che ha devastato un'auto a Pian di Sole, i militari hanno denunciato alla proprietaria, una 47enne della zona, e il suo compagno, 57 anni, per simulazione di reato. Messi alle strette dai militari della stazione di Premeno, del maresciallo Stefano Burastero, i due hanno ammesso le proprie responsabilità. La donna ha detto di essersi trovata in difficoltà dopo la separazione dal marito. Così, con una tanica di benzina e un foglio di giornale, hanno provocato il rogo. Anticipo di Santa Barbara, oggi al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La festa sarà domenica, ma oggi appunto è stato inaugurato il monumento simbolo dell'impegno dei pompieri del VCO. Vigili del Fuoco in festa, oggi un anticipo della vostra patrona Santa Barbara per inaugurare un monumento che ricorda lo spirito di sacrificio dei Vigili del Fuoco ogni giorno. Sì, è un monumento che abbiamo fortemente voluto, grazie anche alla collaborazione di tante persone che ci hanno dato una mano, che ricorda quello che è il nostro impegno quotidiano, il nostro sacrificio, i nostri valori, che continueremo chiaramente a riversare nella popolazione anche il prossimo anno. Gli uomini del comando provinciale sono stati impegnati sul territorio, ma anche in importanti emergenze durante quest'anno. Sì, come ogni Santa Barbara, per noi è un tempo di bilancio, tiriamo le somme di quello che è stato fatto. 3.700 interventi con un dato costante sugli incendi e un calo per fortuna sugli incidenti stradali. Siamo stati impegnati moltissimo sulle zone del sisma, 60 uomini si sono avvicendati dall'inizio di questa emergenza sismica e una ventina di unità hanno anche operato nelle province di Cuneo e Alessandria nell'ultima alluvione di questi giorni. Tra gli obiettivi che lei ha enunciato c'è anche quello di essere sempre più presenti sul territorio, che sappiamo nella nostra provincia è molto particolare. Sì, il nostro è un territorio molto complesso da un punto di vista delle dimensioni, ma anche dei profili di rischio. Abbiamo il rischio montano, abbiamo il rischio acquatico, quindi insomma non ci facciamo mancare nulla, per cui la radicalità della nostra presenza deve essere sempre maggiore. Speriamo di riuscire a fare un presidio acquatico sin dalla prossima estate. E infine c'è il calendario che avete presentato 2017. Sì, in collaborazione con il Comune di Verbania e con la locale Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco abbiamo pensato di fare questi 12 scatti fotografici che ritraggono il personale del comando in simulazioni ovviamente di scenari emergenziali tipici del nostro territorio. Il ricavato sarà integralmente devoluto alle popolazioni colpite dal sisma. La Polizia Municipale di Domodossola sta indagando su un caso di inquinamento verificatosi nella Roggia dei Borghesi, nel tratto tra le regioni Nosera e Boschetto. Gli agenti stanno monitorando la situazione da qualche giorno, dopo che nella roggia sono stati trovati morti 30 pesci. Non è escluso che a giorni possa scattare una denuncia. Al via la stagione sulle piste di neve azzurra. San Domenico di Varzo ha fatto la pista oggi, domani sarà la volta del Monte Moro. Ovviamente si scia già da qualche giorno sulle piste di fondo di Riale. Inaugurata oggi la stagione sugli sci per la discesa, aperti gli impianti di San Domenico di Varzo e da domani avvio di stagione anche per il Moro a Macugnaga. Il freddo e le precipitazioni dei giorni scorsi sono stati una vera e propria manna per le stazioni sciistiche a più alta quota, che hanno potuto così anticipare l'apertura rispetto alla classica data dell'8 dicembre. Solo un ricordo, la tremenda stagione scorsa, quando la neve arrivò solo dopo le vacanze di Natale, facendo sfumare il periodo clou dell'inverno. Sando ha aperto oggi con tutti gli impianti funzionanti e le piste percorribili, ad eccezione del rientro dal rifugio 2000 a San Domenico. Il Moro
Macugnaga parte domani con le piste San Pietro e Ruppestein. 2,5 metri l'altezza della neve, nessuna previsione d'apertura al momento invece per il comprensorio Burchi Belvedere. Le temperature si sono nuovamente alzate e non si riesce a creare il fondo. È il problema comune alle stazioni sciistiche che si trovano a quote più basse. Ed è notizia di questi giorni intanto anche il salvataggio di stagione invernale per le sciovie dell'Alpe d'Evero, grazie all'affidamento della gestione da parte dell'Unione Montana Alta Ossola alla cooperativa Devero 2.0 di Baceno, una concessione che scadrà il 15 settembre 2018. Per il fondo invece la stagione è già stata inaugurata 2 sabati fa a Riale, aperto ora tutto l'anello per un totale di 10 km di pista. Ricordiamo che nel fine settimana il centro del fondo dell'Alta Formazza ospiterà le gare FIS e FIS Giovani. Parte la stagione sciistica, dunque attenzione a chi praticherà sci alpinismo e ciaspolate in quota. Consultate sempre il bollettino nivologico dell'ARPA, argomento che sarà anche al centro della puntata odierna del Sasso nello Stagno, in onda come sempre il venerdì alle 20.35, riproposta sabato alle 17 e domenica alle 14. La puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno avrà come titolo Montagna, istruzioni per l'uso. È arrivato l'inverno, è arrivata la neve, sono arrivati anche i primi guai, i primi rischi. La cronaca ci ricorda che domenica scorsa 3 alpinisti hanno rischiato davvero grosso dal Sempione sotto una valanga. E quindi parliamo di come affrontare i rischi della montagna. E con chi lo faremo? Con gli ospiti che sono già qui con me e che vi presento, che sono Matteo Gasparini, che è responsabile della decima delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, e Paolo Pettinaroli, che è guida alpina e soccorritore. Quindi con loro parleremo dei rischi, di come prevenirli, e poi parleremo anche dell'importantissimo lavoro che fanno i soccorritori che appunto sono legati alla delegazione della Valdossola. Quindi l'appuntamento fra poco al Sasso nello Stagno. Un arresto cardiaco ha stroncato la notte scorsa Gianni Bertone, storico presidente dell'Associazione Pendolare Milano Domodossola, aveva 54 anni. Ha portato avanti la battaglia dei viaggiatori per anni della linea del Sempione. Aveva lavorato come dirigente in un'azienda del milanese. Da poco era andato in pensione. Bertone viveva con la famiglia a Massino. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale domenica 4 dicembre alle 14.30. Ed ora ci spostiamo a Gravellona Toce, problemi all'illuminazione pubblica. Il problema dell'illuminazione accomuna diverse città. Non fa eccezione Gravellona, che pure nel 2016 ha provveduto al completo rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica. Questo cambiamento avrebbe dovuto portare con sé, al termine di un ragionevole iniziale periodo di messa a punto del nuovo sistema, la riduzione di malfunzionamenti e di servizi. Purtroppo così non è stato, spiega il sindaco Gianni Morandi, e la casistica di segnalazioni ricorrenti dei cittadini ci ha fatto prendere atto che la gestione bonaria, fatta di segnalazioni sul sito, mail, telefonate dirette con i manutentori e con il numero verde, non poteva più essere sufficiente. Abbiamo pertanto formalmente convocato la società Era Luce ad un incontro chiarificatore prima di procedere con l'applicazione delle penali contrattuali. L'incontro c'è stato ed è stato positivo. La società, continua il primo cittadino, si è presentata puntualmente dimostrando la volontà di riconoscere le proprie responsabilità, in buona parte attribuibili al malfunzionamento di un grosso numero di lampade acquistate da una ditta nel frattempo fallita, e proponendo ulteriori investimenti, totalmente a proprio carico, che porteranno alla soluzione sistematica dei disservizi ricorrenti. La proposta comprende un innovativo sistema di telecontrollo e la sostituzione di tutti gli alimentatori e in maniera da consentire una serie di interventi immediati da remoto, cioè senza dover attendere che il tecnico si rechi fisicamente sul posto. Come compensazione dei disagi subiti e in aggiunta agli investimenti annunciati, conclude Morandi, abbiamo ulteriormente chiesto a Era Luce alcune implementazioni dell'impianto di illuminazione della città. Sarà nostra cura verificare l'attuazione di quanto programmato e ci auguriamo che tutti possano apprezzare il progressivo miglioramento dell'efficienza del servizio. Infine ricordiamo che continuerà ad essere attivo il numero verde 849 86 16 per le segnalazioni. A Pallanza invece si pattina fino a domenica 15 gennaio, inaugurata ieri la pista di ghiaccio per grandi e piccini. Aperta ieri Verbania on Ice, la pista di pattinaggio su ghiaccio del comune di Verbania a Pallanza, che con i suoi 500 metri quadrati è la più grande della provincia. Ritorna un appuntamento ormai fisso e anche molto atteso da tanti ragazzi e anche adulti. È un'opportunità anche di svago nel periodo invernale
aperto anche la sera, nei fine settimana, durante le vacanze di Natale. Salvo ulteriori proroghe, chiuderemo poi il 15 di gennaio. Crediamo sia anche un modo per far divertire tanti ragazzi in un periodo comunque dove le giornate sono molto più corte, e ha un prezzo adeguato perché costa 4 euro, 2 per anche il noleggio. Si possono fare delle ore di insegnamento per imparare a pattinare sul ghiaggio, insomma una bella possibilità per vivere a pieno Pallanza. Come nelle passate edizioni, non tariffe orarie ma per sessione mattutina, pomeridiana o serale. Sport Promotion ASD, in collaborazione col Comune di Verbania, riproporrà inoltre le lezioni gratuite, entrata in noleggio esclusi, di gruppo per grandi e piccoli ogni sabato mattina. Gli orari di apertura diurni: al mattino dalle 10 alle 12.30, nel weekend e durante le vacanze scolastiche, nei feriali su prenotazione delle scuole. Il pomeriggio invece, dalle 14.30 alle 18.30, si pattina tutti i giorni. E cambiamo argomento, due appuntamenti con la prevenzione promossi dal Rotary di Orta San Giulio. Il primo è in programma domenica 4 dicembre dalle 12 alle 16 con la possibilità di effettuare una visita dermatologica gratuita per la prevenzione dei tumori della pelle. La seconda giornata di prevenzione è in calendario mercoledì 14 dicembre dalle 16 alle 18. Sarà possibile sottoporsi ad una visita senologica a cura della dottoressa Adriana Paduas, medico chirurgo senologo. I ragazzi dell'Afdown alla scoperta degli studi televisivi di VCO Azzurra, ragazzi davvero speciali che abbiamo ospitato molto volentieri. A margine della visita Vincenzo Amato li ha intervistati. Oggi è stata una giornata speciale anche per noi in televisione, perché pensate un po', ci capita di ricevere spesso delle visite, ma quella di oggi è stata davvero una visita speciale. Sono quelle dei ragazzi dell'associazione Afdown di Verbania, tanti ragazzi che ci hanno riempito domande, hanno scoperto la televisione insieme a noi, ci hanno anche addirittura fatto scoprire qualcosa nei meandri della nostra TV che non ricordavamo più. Beh, una visita davvero gradita, bellissima, e spero che vi siete tutti divertiti. Davide? Tantissimo. Parliamo un pochettino di questa visita che ci ha reso davvero tutti quanti contenti e spero si abbia divertito anche voi. Bene, sono molto contenta. Io sono Rosalba Rizzo, la presidente di Afdown, e sono orgogliosissima di essere qua, perché stiamo facendo conoscere ai nostri ragazzi tutto ciò che è trasmissione televisiva, giornalistica e quant'altro, radiofonica, di quello che è la vita reale. Voi fate tantissime altre cose, per esempio io con Davide ho un rapporto un pochettino speciale, perché quando vado al bar mi prepara sempre il cappuccino. No, lo porto solo il cappuccino. Però sa che ci metti molto del tuo, Anche quella è un'esperienza che ti diverte, stare lì al bar. Sì, sì. Invece Carolina che cosa fa? Dipende, tipo vado a scuola. Loro sono venuti a trovarci in quella televisione, però adesso dobbiamo essere noi a dover ricambiare la visita che ci hanno fatto, e vi diamo appuntamento per domenica 4 alle 16. Domenica 4 alle ore 16 presso il chiostro ci sarà la presentazione di un libro. Questo libro è stato ideato e formato, perché sono interviste riassunte dalla professoressa Maria Canale, la quale ci ha dedicato veramente tanto tempo e tanta passione, ed è il risultato di interviste e di confidenze di mamme, ragazzi, volontari, educatori e quant'altro gira intorno ai nostri ragazzi. Un'altra cosa che voi state facendo in questo periodo prenatalizio è una singolare mostra a Stresa. Sì, una mostra a Stresa. Ricordate il Piccolo Principe? Noi abbiamo una piccola, bellissima principessa invece stavolta, e lo spettacolo andrà in onda il 18. È domenica 18 dicembre a Sant'Anna alle ore 21. Se tutti invitati, offerta ovviamente libera. E io interpreto proprio il Piccolo Principe, che è... Sono la piccola principessa.
L'Ossola, la sua storia, i suoi luoghi insoliti e curiosi saranno protagonisti sabato pomeriggio alla SOMS di Domodossola. Il tema sarà trattato dalla giornalista e nostro collaboratore Marco De Ambrosis e dallo storico ossolano Giacomo Bonzani. Con l'occasione verrà presentato anche il secondo volume di Ossola Magica e Misteriosa, un viaggio storico, fotografico alla scoperta dell'Ossola e delle sue meraviglie, di cui autore Marco De Ambrosis. Appuntamento alle 17.30 dunque presso la sede della SOMS in vicolo del teatro. E sempre domani, ma alle 21, presso la chiesa di San Giuseppe in via Paolo Silva al Domodossola, musica per non dimenticare, evento benefico per il popolo di Casamance, esibizione del coro femminile Gaudium con bancarelle di prodotti artigianali e rinfresco. E siamo allo sport, torna la pallanuoto a Domegna nel progetto che coinvolge la Fenice dei Laghi, più di 40 i tesserati in acqua che prenderanno parte a diversi campionati. Dopo qualche anno torna da pallanuoto a Domegna, che per la verità era già tornata partecipando al campionato promozionale CSI. Quest'anno però ci sono delle novità importanti e soprattutto dei numeri molto molto interessanti. Sì, 47 sono i ragazzi quest'anno, siamo molto contenti. La società ha creduto molto in questo progetto pallanuoto, la società Equipe Italia che rappresento, e infatti abbiamo deciso proprio quest'anno di permettergli di fare diversi campionati, tra cui quello anche federale della Federazione Italiana Nuoto. Quanti allenamenti, e diamo anche un po' di numeri appunto di questi ragazzi. Allora, fanno 3 allenamenti a settimana più la partita e niente, si dividono, noi quest'anno abbiamo creduto nel progetto La Fenice, che unisce la piscina di Omegna con quella di Verbania per quello che riguarda la pallanuoto, e infatti io sono solo un anello di questa catena. Insieme a me, tra tecnici e collaboratori, c'è Stefano Cupellini di Verbania, Filippo Mancini, qua invece a Omegna mi danno una mano Cannella Matteo, Marco Lauti e Paolo Ciocca. Quali sono gli obiettivi nel breve e nel medio termine? Allora, nel breve è di sicuro far crescere i ragazzi, continuare a creare gruppo e far sì che crescano, continuando a insegnargli ovviamente l'ABC della pallanuoto, e poi ovviamente col tempo si spera, e ne sono certo vedendo già la situazione odierna, che faranno senza dubbio del bene. Termina qui questa edizione, tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime.